Bentornati qua sul canale con FIFA 23, con l'ultima stagione col nostro Parma. Siamo primi in classifica, però abbiamo una distanza veramente breve anche perché il campionato è appena iniziato. E oggi alle porte come prima partita abbiamo l'Inter che sta quinta a 10 punti. Allora, la squadra sta messa abbastanza bene complesso. L'unica è Moukoko che è un po' stanco, mettiamoci Kayo, Tanganga che è un po' stanco, mettiamoci Ricci. Per il resto devo dire che la squadra sta messa bene, sono tutti bene o male in forma, quindi va benissimo così. Un Inter che potrebbe essere molto pericolosa, è una bella squadra l'Inter, è veramente forte, Barella, Dumfries... Gli altri due non li vedo, onestamente, non capisco chi siano. Però anche noi onestamente abbiamo una bellissima, bellissima squadra. Stiamo facendo un buon inizio di stagione, tanto che siamo primi in classifica. Quindi facciamoci valere. Inter che ancora Lautaro. Ancora Lautaro in squadra. Calma. Cercando di partire bene. Che partiamo sempre male di solito. Appunto, abbiamo già rischiato di subire il gol dopo neanche 5 minuti di gioco. Ed è abbastanza preoccupante questa cosa. Calma. Ripartiamo. Kayo è la tua chance oggi. Ancora Kayo. Vede Allen che si muove molto bene. Però Allen era solo soletto lì. Non è che potesse fare sto granché, onestamente, poveraccio. Ha fatto già abbastanza. No. Senti al centro. Sì, vabbè. Comunque, Dumfries che è saltato tipo altissimo. Vai, Chiesa. Da voi Juventino non puoi non sentire questa partita. Bravo, Paquetà. Paquetà, una classe, una raffinatezza, buono il passaggio per Allen. Mentre il cross al centro non c'è nessuno, però c'è Paquetà. Anche Paquetà da buon ex milanista. Questa partita la sente. Zaccaria. Ci ha provato. Non è proprio andata come speravo, ma ci ha provato. Questo è l'importante. No. Difesa? Cosa ha preso Blanco? Ha fatto una parata magistrale, ragazzi. Parata magistrale di Blanco che non si fa sorpassare. Bravo Paquetà. Usciamo? Allen. Vabbè, Allen c'ha una velocità assurda. Allen, va da solo. Allen. No, ma... Perché tendiamo a sbagliare questi gol già fatti ultimamente? Non lo so. Ma è un grosso peccato. Chiesa! Ancora Onana, che qui è ancora all'Inter, tra l'altro. Gran bella parata di Onana. Calma. Stiamo giocando bene. Kayo. Camavinga. Onana. Onana respinge in calcio d'angolo, ragazzi. Ci stiamo facendo vedere, ma non basta. Kayo è tua? No, non è tua, manco per niente. Paquetà. Allen. Si gira. Ancora Onana. Che oggi ci sta facendo vedere i sorci verdi, Onana. Le sta para tutte. Chiesa, che passaggio. Che brutto passaggio, Chiesa. Te lo posso dire con tutto il cuore. Un passaggio veramente brutto. Bravo Ricci. Che come dicevo nello scorso episodio, Ricci sta migliorando molto il livello difensivo oltre che offensivo. E da terzino è quello che mi aspettavo. Chiesa. No, era per Chiesa la palla. Era per Chiesa, perché? Perché me l'ha passata che non volevo io? Cioè, scusatemi, ma la palla era per Chiesa, palese. Vabbè, allora. Nessuno gioca al momento, siamo ancora 0-0, partita molto difficile,
nel senso che l'Inter ha una buona difesa e anche un buonissimo portiere, non riusciamo quindi a passare. Che brutto passaggio, però. Zaccaria. Lautaro Eh sì. Martinez viene invitato a calciare. Bravo Casale. Intervento fondamentale. Casale. Cerca Però ti l'appoggio manca il compatto. passaggio. Bravo Casale. Ha Si fa rischiato ma ha avuto perdonare. l'intervento. Chiesa. Ci sono molti nomi nella Chiesa. Bellissima lista degli operatori di mercato del Bologna, ma questo sembra sicuramente l'obiettivo la palla per futuro. Paquetà. Nelle trattative Rimbalza di mercato Strano. il prezzo è sicuramente un fattore Vedericci. determinante. Il rapporto qualità-prezzo, però spesso la Ancora difesa Paquetà. la fa la volontà. Zaccaria tenta un tiraccio, mamma mia. Ma Se riesce a perché raggiungere di la palla prima precisione di forte? sbagliare. Ma tira forte di potenza, Io sono scusami, all'inizio da lì. affrontando viso aperto e ribatto Da il lì buon veramente risultato. dovevi spaccare la Riesce a prendersi porta. sia da una parte ma anche dall'altra. Non era un gol Guarda, facile, però almeno becca la sono porta. sicuro che i Mette in tifosi difficoltà il non portiere, stanno non era una apprezzando brutta questi idea. La grandi soldi spesi per il biglietto, Chiesa, Pier. bellissima, l'entrata di Chiesa. Chiesa. Ancora Chiesa. Bellissimo. Un'ottima Tutto rete di Zaccaria. bellissimo. Camavinga. Parma in vantaggio. Camavinga. Tutto è nato da un'azione di Chiesa meravigliosa, con un passaggio sublime che ha smarcato un po' la difesa dell'Inter e abbiamo trovato un pertugio con Camavinga. Guarda qua. Prendiamo il gol, Chiesa così per Caio, approfittiamo del bellissima. fatto Caio non può che sbagliare il Zaccaria sa passaggio. fare con cui la messa E dentro Onana è non può decisiva. fare niente. Allora, detto ciò, io mi giocherei con Miretti, Ilic, mettiamo Kvara, mettiamo Sulé e mettiamo Camara. Ok? Diamo un po' di freschezza con un Kvara che sappiamo che quando entra Incontro che in riparte sul partita percorso spacca tutto, dell'approdo, spacca sembrare veramente maturo nelle forte scelte nel verso il ritorno. subentrato, oltre che nell'essere titolare forte anche nel Dove subentrare. riparte? Bravo Ricci, Occhio alla bravissimo Ricci, è risposta del veramente portiere. una riscoperta. Caio, Caio, Lo supera Caio. benissimo. Cos'è Onana, grande successo? parata. Non l'ho messa precisa io. Ancora Palla Caio. rimessa. C'è Onana che sta a fare una Onana con partita l'ingresso super qui per Pier. micidiale. Non passa neanche Prova anche l'acqua. Gibral, vedremo se sfrutteranno al Ilic meglio quella per virtù Kvaraskhelia. dell'Ungherino. Nessuno ci va. Arrivo di testa che non crea nessuna Era difficoltà. tutto molto buono, ma nessuno ci è andato. Buonissimo, ragazzi. Vai, Ci sono metri a Caio, va. disposizione. Ma perché non ti fai vedere? Recuperano il possesso, interrompendo l'azione che Caio? stava diventando pericolosa. Perché fai così? Passano in Ah, contropiede. Ricci La un gioca po' fuori lunga, scavalca la linea posizione. difesa. Dumfries ha tutto lo spazio del Ancora mondo. Ma Fabbrini, Ricci colpo. risbaglia un'altra volta. Dumfries. Difende bene palla con il corpo. Barella. Posso annullare lo svantaggio. Blanco. Intervento Blanco super respinge, parata il portiere ha memorabile di sbagliato. Blanco al Invece qua se settantottesimo, l'avevo visto già dentro che ci io. fa tenere in Ora con lo partita. scatto palla in mezzo la mette fuori. Vai, vai Caio. Caio contro Reis. Ancora 600 Caio secondi. contro Reis, in velocità. Caio Non controlla contro bene. Reis, no niente. Bravissimi, grazie mille Occhio al per movimento dei compagni. l'assist. Brutta la palla per Ilic però. Bruttissima la palla per Ilic. No, ma perché? Alla buona, non era facile controllarla. Lautaro Martinez. Bravissimi. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del Oh, pallone. bravi raga. Possono intervenire Caio. di rimessa. Guardalo, Sulè. C'è un minuto Guarda ancora da Sulè. giocare. Ma porca. Usa bene il fisico qui. Bravissimi ragazzi. È finita con la gioia Vinciamo del a San pareggio che Siro, porta a casa fuori 3 casa, punti. 1-0 di Cortomuso, L'ultimo piatto come ad Allegri resta fuori piace yard. vincere Fuori di yard. Cortomuso. Il Chi è tecnico quell'altro Cortomuso. allenatore che non mi sembrava Inzaghi? Onestamente non mi sembrava Inzaghi, posso essere sincero, mi sembrava palesemente diverso da Simone Inzaghi, da quello che ho visto io, poi magari mi sbaglio, per carità. Conferenza post partita, conferenza. Intervista post partita. Lo scarso impiego di Paquetà, ma è sempre titolare. Quale scarso impiego, scusate? Che cosa? Che ti inventi? Cioè, fanno delle interviste che se le stanno veramente inventando ultimamente. Dicono delle cose che non hanno veramente un cavolo di senso. Ma va bene, allora. Offerta per. No, Ucraina non mi pare. E Miretti.
Ti grazie per la fiducia. Prego, prego, prego. Sei un gran bel giocatore. Lo Slavia Praga, ecco, questa è una partita fondamentale perché intanto Caio vorrebbe giocare, però sarà stanco sicuramente. Adesso vediamo un attimo. Caio è stanco, raga, che giocherà nel secondo tempo. Chiesa è un po' stanco, mettiamo Kvara. Mettiamo Ilic, mettiamo Camara. Il resto c'è Casale che è morto, mettiamo Scalvini e Teze. E Sessegnon, insomma, squadra un po' rivista in vista della partita. Comunque, partita contro lo Slavia Praga molto importante perché nella prima abbiamo pareggiato, questo è vero. Però Tutti gli ora occhi siamo sono su questo momentaneamente calciatore. terzi in È un momento di classifica. forma eccezionale, ha Ma segnato non è 3 gol Moukoko ed è un attaccante questo. un vero e proprio problema per Ma la non è difesa avversaria, Moukoko, raga. soprattutto Ma per che seguire tutte le sta a emozioni del di? match in diretta. Vabbè, Ti Moukoko ha aspirano la tua terra cambiato fantastica, lo vedrai casacca. sulle tribune con i tifosi subito caldi Uno è il per numero la 20, formazione. Moukoko c'è il numero 11. Un saluto Due, anche al Moukoko gioca fantastico nel Teze, Parma e non nello Slavia unico Praga. Champions E League tre, non è protagonista con Moukoko. questo match nel Comunque va passaggio bene lo a girone. stesso. Partita che mette di fronte Slavia Praga Cioè, e Parma. che Tre gol meraviglia questo entrambi da gioco, Kvara ragazzi. nella Che prima giornata e oggi l'obiettivo dichiarato è la vittoria per meraviglia. migliorare la propria classifica Bravissimi, leggermente. Camavinga. Il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante. Certo che un altro pareggio Bella la palla salverebbe per poco. Sessegnon. Entra dentro là, Sessegnon. Cerca il tiro. No, Camavinga, non ci credo. Anche una buona posizione. Ha provato a Camavinga ha chiamarla e non è avuto una riuscito a risolvere grandissima il problema. occasione qua, onestamente. Ma perché c'è tipo... Cioè, in porta uno che ha il caschetto come check. Nuovo idolo. Moukoko, guarda Kvara. Prova a superare la difesa con Kvara. No! Reagisce Ed bene è il pure portiere, forte ma sto poi non portiere, riesce a trovare la sembrerebbe. somma. Caschetto di check porta bene. Va direttamente in area. Teze non ci arriva. Sarebbe Ci fuori su questo corner. arriva Tanganga. Guardalo. Ilic. Kvara. Ecco il Kvara tiro. scheglia. Bella Grande parata. parata Super portiere. dell'amico di check. Dai, Moukoko. È tua. Niente. Non è sua. Camara. Peralle. Occhio perché prende un pallone pericoloso. Prova a Moukoko non metterla ci dentro. arriva. Niente, non riusciamo a far gol. Si gioca. È Vabbè sicuramente che è meglio solamente averla l'inizio, servita che però non in campo oggi. E Brown gli sarebbe insegna, gli è da importante aiuto. subito Sa arrivare al sbloccarla. tempo giusto, sa Guardalo. sfruttare gli spazi, sa andare al D. Pier qui può far male? 1-0! Eccolo, Questo è un finalmente gioiellino. Locca sblocca il Questo è risultato. un recupero palla. Però dopo abbiamo giocato con una cura, una bellezza. Una bellezza, ragazzi, che è un gol gioiello. Bravo Ilic che recupera palla. Kvara, passaggio. Ilic di nuovo. E Moukoko non può sbagliare. Moukoko, subito a segno. 1-0 Parma. Siamo in vantaggio. Contro uno Slavia Praga che non sembra, onestamente, sta gran corazzata. Però, stiamo concentrati. Stiamo concentrati. No, Ilic, peccato. È entrato bene Bravissimo qui però come Camara. centrale. Moukoko. Che palletta per Allen. Allen. Allen prova ad andarsene ma non riesce a... Occhio Allen qui. non fallo girare. E lascia sta palla. Tutto sto casino. Calma. Provano ad avanzare. Scalvini. Scalvini, Ottima chiusura intervento difensiva. d'oro. Camavinga. Mi aspettavo più Allen per possesso palla da Moukoko. parte del Parma. Al di là dei numeri, Pierre, quello che conta alla fine è il Ah, ho risultato. visto Il fatto Camavinga che che si si era sia mosso avvicinato molto così bene, ma tanto, che non importa c'era quanto si troppa tiene gente in palla, mezzo. ma come viene E non gestita era la palla. possibile E loro dimostrano far di nulla di avere idee meglio. molto chiare su cosa fare Aia. ogni volta che riescono Tanganga a fuori riprendersi. posizione. Prova a rilassarsi davanti la formazione avversaria. Vedremo se sapranno reggere l'urto. Tanganga fuori posizione. Bravissimo, Teze. Entrata pulita, No, pallone però. recuperato dai 16 metri. Così no. Tenta la Così no, conclusione. mannaggia. C'è la rete. È arrivato il Così pareggio. no. Così no. Gol scaturito da uno pressing che gli ha Tra permesso di l'altro il numero recuperare palla 20, e quello che prima hanno inquadrato con il nome di Moukoko, che non era lui. Siamo Non è che ha dentro in preso il parità potere di grazie al Moukoko. gol dell'1-1. Nel mentre. Gli hanno scambiato gli overall. Potrebbe anche essere. Non mi sorprenderei mai da questo gioco. Sì, però All'interno campo Scalvini, se mi perdi la Lazio. posizione. Arega, Arega, dai. Con calma. Moukoko. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Sessegnon. Sessegnon.
Guarda Kvara. Ottima posizione qui. No, vabbè, cioè no, non è possibile. Non riesco a segnare con Kvara oggi. Ce la posso fare. Camavinga di testa. Sì, vabbè. Le sta pigliando tutte, a parte il gol. Però le sta pigliando tutte. Un portiere che sta facendo delle parate magistrali. E io sto provando a segnare, ma... Comunque gol subito da Polli, da parte nostra, bisogna dirlo. Siamo stati un pochino polli in quel gol subito. Purtroppo non possiamo dire di no, è la pura verità. Bravo Sessegnon. Non riescono a tenere il pallone. No, però, bravissimi. Guarda Kvara. Dai Kvara. Il programma della prossima giornata su EA TV, gara che si giocherà tra Parma e Lecce. Due squadre che giocano un calcio propositivo. Preferiscono attaccare piuttosto che difendersi. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Cerca l'appoggio. Bravo Tezze. Passaggio mal calibrato. Che sta giocando molto bene Tezze, Mukoko. Mukoko. Per Allen. La cede a calma. No. Per Allen. Camavinga. Palla che spiove. No, era un capolavoro. Era un capolavoro tutto. Era un capolavoro tutto. Camavinga. Per Allen che allontana la minaccia. Camavinga. Cosa fa Kvara? No, vabbè, io non ho parole. Scalvini, però non basta. Ancora Scalvini. Guarda Mukoko. Perché di testa? Perché di testa? Ma perché di testa? Scusatemi. Cos'è sta roba? No, comunque c'è qualcosa che non va oggi, in questa partita. Prima Kvara che fa quella mezza cosa che... Boh. Da uno col suo overall non ti aspetteresti mai. Fuori gioco, fuori gioco. Allora, poi vedi, no, poi vedi, vedi questo che, cioè, fa un colpo di testa che non ha veramente senso lì. Onestamente parlando, non c'ha senso. Chiesa, Sule. Mi ci butto dentro anche Paquetà. E basta. Direi che il resto ci siamo. Abbiamo 19 minuti per fare il 2-1, perché sarebbe di vitale importanza, visto che la Champions comunque è molto delicata. L'arbitro Vaccello deve aver visto, si va avanti col vantaggio. Calma. Sule. No, era buona la palla di Caio. Era buona, era buona. Paquetà prova il lancio per Chiesa, ma ancora Sessegnon la riconquista. No. Possono essere pericolosi. Ha intuito bene qui la situazione. No, Miretti. Stiamo dominando la partita, Ma quale fallo? C'è punizione. Intervento fallo. Ah, per me? No, perché lo è giallo a loro, scusate? Non l'ho capita. Fallo mio, però giallo per loro. Vabbè. Per carità, però. A questo punto, se mi dai fallo contro, almeno. Almeno dammi giallo. Un gol a questo punto del match potrebbe rivelarsi. Va bene, allora. No, però, dai. Attenzione, perde un pallone pericoloso. No, 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 no. Mamma mia. La beffa no, la beffa, già il pareggio è una beffa onestamente nel caso, sarebbe una beffa. Occhio al corner, difensore in difficoltà qui, attenzione. Va via di fisico, prova a crearsi gli spazi. E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per... Non ho parole, non ho parole, non ho parole raga. Dai, non c'ho parole, veramente. Ma cosa ho appena assistito? Ma cosa ho appena assistito, dai? Che partita bugiarda, bugiarda. Prova a superare la difesa con questo pallone. Guarda qua cosa ha preso questo. Vabbè, lasciamo stare.
Se vedo quante cose ha parato questo. 4 tiri a 9, vabbè, neanche così dominata, però insomma, erano sempre in attacco, sempre possesso palla, tiravamo molto, tanti tiri pericolosi, tanti gol mangiati, perché cioè, anche in maniera inspiegabile a volte, veramente in maniera inspiegabile. Una sconfitta che ci fa malissimo perché, mo adesso come facciamo adesso? Bisogna vincere tutte, non dico tutte, però bisogna riprendersi un attimo e vincere almeno due o tre partite di fila, quasi tutte quindi. Non prendertela, Caio. Purtroppo non è che hai fatto una grossa prestazione, ma tutta la squadra. Cioè, in realtà abbiamo giocato bene, però ci è mancato quel killer instinct che dovevamo avere. Ora c'è campionato Parma-Lecce. Non so come facciamo a essere terzi quando prima eravamo primi. Non sto capendo. Perché siamo terzi? Ah, perché gli altri hanno già giocato. Ok. Cioè, mi sto preoccupando. Mi stavo preoccupando. Allora, Tanganga è stanco. Ci buttiamo dentro Ricci, che comunque ha impressionato. E Miretti me lo porto in panca, che comunque sta facendo buone cose. E con Lecce è importante vincere per, come dire, dare una scossa a questo campionato, iniziare a mettere punti in cascina per portarci avanti. Perché se dovessimo vincere i campionati in anticipo, potremmo anche simulare la parte finale, per dire, e sprecare meno episodi. Vedremo, vedremo. Bravo Allen. Le premesse per non annoiarci ci sono. Occasione d'oro questa. No. Intervento decisivo e palla gol che sfuma. Mannaggia Ricci, era tutto buono. Allen, calcio d'angolo. Per Chicco Lungo. Chiesa che ci prova. Rimette il pericolo. Arriva Ricci. Arriva Ricci. Zaccaria. Cerca di sorprendere il portiere. Pallone Niente da respinto. fare. Il Lecce può ripartire. Bisogna stare attenti al Lecce. La classica partita trappolone, un po' come Slavia Praga. Bravo Casale. Casale. Formazione di casa che ha Però alzato il Allen, muro sti delle pressioni passaggi più alte. veramente Hanno la migliore mi fanno difesa del piangere, ve lo centrocampo. dico. Fare gol alla formazione di casa si è rivelata una mezza impresa finora. D'altra parte sono la difesa meno perforata del Noi? Noi torneo. Il fattore campo qui potrebbe fare la differenza. siamo da. Ah, hai capito, una difesa meno perforata. Perfumata. Non ce la Allen. posso fare. Eravamo noi, era il Lecce. C'è la touche, Boh, non lo rimessa per il so. Di Parma. chi stava parlando. Di qualcuno stava parlando. Camavinga. Occhio al pallone per il passo in Mukoko! diagonale. Ancora lui! Il suo primo Ancora gol. lui! Questo è un tiro di cattiveria. No, perché? Pensavo che parlasse di noi, perché noi stiamo subendo pochi gol in realtà. Abbiamo fatto già 2-3 clean sheet importanti, quindi magari parlava di noi. Mukoko, 1-0. Parma in vantaggio. Classico di Mukoko. Mukoko non sbaglia, oh, eh. Cioè, è una roba incredibile sto ragazzo, ha una freddezza sotto porta che. Anuno, sei più veloce, dai, su. Tiene e fa salire la squadra. Tenta la Bravo conclusione. Blanco. Il portiere si tuffa e Bravo salva la palla. Blanco. Bravo Blanco, dai. Angolo per il Lecce. Va direttamente in area. Non Interviene so qual è sulla successo di in linea. mezzo, ma ne siamo usciti vincitori. Timber. Bravo Allen, che la tiene. C'è stato un gol Ricci, che per riguarda il match del Sassuolo. Camavinga. Andiamo subito a collegarci. Prima rete del Mukoko. match per il Sassuolo. La rete del turco Enes No. Unal. Una fantastica palla lunga l'ha messo a tu per tu con il portiere e Mannaggia non ha tutto, sbagliato. Si mannaggia. blocca dunque il match. 1-0, Bravo sono passati Paquetà. 26 minuti. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Attaccano con più elementi. Bravissimo Zaccaria. Camavinga. Perché Camavinga. la tiri lì? Io l'ho messa angolata, Camavinga. Perché è proprio in faccia al portiere? Così è per chiedere. Per parlare. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Tiene palla in attesa che si creino gli spazi. Paquetà. Era fallo, eh. Ma era Esagera fallo, Timber per scusate. la rimessa. Ma però Lecce che è cattivo, eh. Pressa.
Ma Pacchettano, bene nella tre quarti avversaria. Prova a calciare. Che gol ha fatto? Che gol ha fatto? Per scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Ma che no, che gol ha fatto? A parte gli scherzi, no? Come se l'è messa sul sinistro? Ci viene riproposto il gol e Elgason. No, vabbè. Quando manca davvero poco l'intervento. Tiro veramente in realtà pure lento. Se il portiere non usciva questa palla non sarebbe mai entrata. Vabbè, io non so più cosa dire ormai. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Mukoko. Dai, che brutto passaggio, però. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione. Sta squadra non mi convince quest'anno, non so perché, c'è qualcosa che non mi convince. Non riusciamo a essere letali come l'anno scorso. Solo Mukoko è rimasto l'unico a essere letale. Gli altri, boh. Vai Chiesa. No, Chiesa. Non c'è nessuno in mezzo. Ho detto, vabbè, proviamo a tirare. Magari con una botta e la palla entra. E invece no. Paquetà. Intercetta bene qui nella tre quarti avversaria. Dove va Paquetà? Bravo Camavinga, però. Ma che sfiga, però. Ancora Paquetà. Cosa fischia? Ma... L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Sì, era un po' un intervento un po' aggressivo, ma adesso non mi pare. Sto grandando, dai. Mamma mia, come siamo. Come siamo, eh. Vai, Chiesa. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Il risultato rispecchia le loro difficoltà nel... Chiesa! Chicco Chiesa! Un gol pregiato, un gol proprio da lui, no? Che arriva dentro l'area, la piazza così. Il portiere si aspettava nell'altro angolino, alla sua sinistra, ma... Possiamo apprezzare meglio. Ma Chicco l'ha sorpreso. Bello, bello, bello. Non impeccabile il portiere in questa occasione. Si è fatto un... Bello, bello, bello. Chiesa, 2-1. Oh, finalmente Chiesa fa gol. Oggi c'era ancora mancato un po' Chiesa, eh. Fuori gioco. A metri per andare. Offside. Fatto apposta, rientra. Zaccaria. Ricci. Per Allen. Camavinga. Mukoko. Si gira. Aspetta la conclusione. No, vabbè. Era fuori gioco, ok, però. Che cavolo, aveva sbagliato Chiesa stavolta. Mi tocca dirlo, no? Quando sbaglia, mi tocca dirlo. Allora, mettiamo Camara. Sulle per un Allen che non mi sta convincendo. Miretti per un Paquetà che non mi sta convincendo. Il resto lascerei così. Onestamente. Però oggi purtroppo la squadra non mi sta piacendo così tanto. Sta vincendo, questo è vero. Però sento come se qualcosa non andasse. Miretti prova a fare un gran gol, ma non riesce a passare. Bravo ti. È palla mia, eh. No, chi è? No, Miretti. Oh, Miretti infortunato gravemente. Non ci credo. Ma cosa? Ma cosa dai a loro? No, ma qui siamo fuori da ogni logica. Si rompe il mio. Era palla mia perché Timber l'aveva presa. Andiamo a loro. Ma scusatemi, ma che ca... Prova con il lob a mettere in moto il compagno. Uno. Niente. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Idic. Camavinga. Camavinga apre tutto. Per Sule che non ci arriva. Aia. Questo è il programma della prossima giornata. Spero che non sia un infortunio troppo grave, ma quando fanno così di solito è molto grave. Molto da questo match. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande partita. Attende il momento giusto per scaricare il pallone. Manissimo comunque di Casale. Manissimo. Sule. Ancora Sule. Bravo Ilic. Guarda Mukoko. Era buona la palla. Cioè era un po' troppo indietro, però non era male. Fuori gioco. Non è fuori gioco. Mamma mia. Pensavo fosse fuori gioco. Sule, che palla
Recupera Che palla, pallaccia di Sule comunque. Sventa la minaccia Dai. sul cross. No, Chiesa, che controllo è? Controllo del cappero, raga. Bravo Mendes. Alla ricerca del pari in questi ultimi minuti, vedremo se il loro sforzo verrà premiato. Vai su, vai su lei, niente. Vabbè, dai. Oh, è finita. È finita. Ah, ecco. No, perché scusate. Eravamo a metà campo 93esimo. Tu non fischi ora. Altra vittoria in campionato. Cioè, vinciamo ma non convinciamo, secondo me. Manca qualcosa, manca la sostanza. Manca la sostanza. Qualcosa manca in questa squadra, non capisco cosa. 7 mesi Miretti? Che cosa? Ma come 7 mesi Miretti, raga? No, non è possibile. Ha finito la stagione. Ha finito la stagione, Miretti. Non ci voglio credere. E mo come faccio io? Scusatemi. Intanto Blanco 90. Ma Blanco per me è il regen di Navas, Costa Rica. È per forza, è il regen. Legamento crociato anteriore per Miretti. 7 mesi. 7 mesi, raga. Allen, ma che scatole per sto stipendio, Allen. Mamma mia, come sei. Pensi solo ai soldi, Allen. Pensi solo ai soldi. Andiamo a fare sto rinnovo, va? Cioè, come turnover? Ma come turnover, scusate? Turnover, ma a 87 overall, eh? Vabbè, sì, accettiamo, non è importante. Allora, Miretti, praticamente... Oh, 7 mesi? Quanto è 7 mesi? Calcoliamo ottobre, 1... 2 novembre, 3 dicembre, 4 gennaio, 5 febbraio, 6 marzo, 7 aprile. Torna maggio per finire il campionato. E che ce ne facciamo noi a maggio? Dobbiamo prendere un qualcuno. Fortuna che abbiamo un sacco di soldi. Io proverei a scambiarlo, Miretti, ma essendo infortunato non lo so. Chi c'è interessante a centrocampo nella lista? Rovella. C'è Rovella, raga. C'è Rovella. Rovella. Ma ti scambiamo Miretti, va? Ma si scambio Miretti, raga. Oh, raga. Stiamo a fare un furto, ve lo dico. Un giocatore rotto per Rovella più 15 milioni. Ma che trattativa strana. Oh, io non dico niente, Cruciale. Che poi non è vero, però vabbè. Ho sbagliato, infatti. 5 anni. Stipendio. 79.000, c'hanno 100.000, siamo a posto, no? In teoria. Ma come ridicola? Ma come ridicola? Ma come? Scusatemi. E comunque poteva anche lui proporre un qualcosa, eh. Cioè, veramente, Allen 123 milioni? No. Non se ne parla, amigos. Non se ne parla. Ancora Allen? No. Ma ti ho detto di no. Poi anche meno questo, anche meno. Comunque ci riproveremo per Rovella, ci riproveremo perché ci serve. Ma basta, non mi interessa. Tutti per Allen ora, tutti impazziti per Allen. Abbiamo il Sassuolo che sta 17esimo, dovrebbe essere sulla carta una partita semplice, ma sappiamo che non lo sarà sicuramente. Mi ci gioco quello che volete. Mi ci gioco quello che volete, ragazzi. Non sarà mai semplice questa partita, già lo so, già lo so. Già lo so, ma rimaniamo fiduciosi. Eh sì, bisogna far così. Voglio allungare in classifica, raga. Voglio allungare in classifica. Bravo Tanganga. Ottima chiusura. Mukoko. Chiesa era ben partito, però.
Se Moukoko lo lancia in quel modo. No, vabbè. Timber c'era anche arrivato. Ma Timber c'era anche arrivato su questa palla, raga. Cioè, devastante. Chiesa. Bravo, Chiesa. Calma. Serve Paquetà. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversari. Chiesa. Deve No. sfruttare questa occasione se vuole Moukoko non rimanere. riesce a tirare in porta. Buona qui l'apertura di Sì, Andrade. vabbè, ciao. Attenzione, hanno sfruttato subito il momento Ma per prendere. cosa? Ma cosa? Questo replay del gol, una ripartenza Sto perfetta, Sassuolo sfruttata diciassettesimo, subito. comunque bomba, eh. Sta attenzione Ammazza. adesso al portiere. Mi ha Un colto alla segno che è cambiato, ora sprovvista. conducono per 2-0. E però nessuno si muove. Moukoko. Contrasto Sono anche efficace molto e palla cattivi, dentro. eh. C'è da dire. Camavinga. Il cross di Camavinga. Proviamo a In fare un rifallo. miracolo e riprenderla veramente del tutto. Sarebbe bellissimo. Camavinga. Ma cos'è, Camavinga? Male qui, ha regalato di fatto il pallone al E l'ha portiere. messa angolata Errore del portiere che si sull'altro ritrova dalla lato sua della parte. porta. Ho visto come ha funzionato. Era centrale sta palla. Guarda Chiesa. Guarda Moukoko. Chiesa, cross che viene ribattuto. Guarda ancora Moukoko. Camavinga. Cos'è? Camavinga. Efficace qui la lettura, parte Tira! Ho l'attacco. È fuori premuto quattro gioco, si volte. alza Vabbè, il fuori gioco, ho portiere capito. Però Stupinin. ho premuto quattro volte, raga. Cioè, Camavinga dai, si su. mosse oltre l'ultimo difensore, nonostante avesse Il gioco non cercato sta di funzionando. rientrare in tempo per ricevere No, palla. perché lì? Camavinga. Prolunga per Nuno Mendes. Conclusione Fai Murata. passaggi che non voglio fare. Non tira in porta. Va bene. Ok. La mette in area. Intervento così, così, attenzione. Camavinga, ancora lui. Per Allen. Per Chiesa che non può arrivarci. C'era Moukoko che era da solo. La squadra di casa Da migliora molto meno il solissimo. possesso palla rispetto agli avversari. Al di là dei Bravo numeri, Nuno. Pier, quello che conta alla fine è il risultato. Il fatto che stiano vincendo conferma che non importa quanto si tiene palla, Bravo ma Nuno. come viene Nostra gestita la pure. palla. E loro dimostrano di avere le idee molto chiare su cosa fare ogni volta Paquetà. che riescono a ripartire. Paquetà è Devono passato. subire la pressione In avversaria e non giocarla a progressione. perdere, come è ovvio che sia. Paquetà. Si E sfonda avvia sta alla porta, rete. Paquetà. Azione che poteva Mannaggia. essere Non pericolosa. riusciamo veramente a tirare in porta neanche proprio. Ogni volta c'è un Si qualcosa avvicina che alla ci. fine tempo, intervallo Che che ci dovrebbe servire ai blocca. tifosi per rimettere un po' d'ordine dopo un primo No. tempo molto molto complicato. Oh, Stanno ma che seguendo le sono direttive questi? avversarie senza reagire, Sono Pier. cattivissimi. Vado oltre il risultato, eh. È proprio l'atteggiamento in campo della squadra a lasciare perplessi. Ma non C'è lì, ma quasi una non lì. Ma rassegnazione era quasi per Camavinga sta palla. un'esitazione nell'intervallo. La passano dove voglio loro. Mi sta venendo sul nervoso. Non riesco ad avere il controllo della squadra come vorrei io. Guarda qua. Va, 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 va. Guarda Prova a piazzare, che prende roba. bene questo tentativo al portiere. Guarda che roba. Che primo tempo Si chiude nei primi schifoso. 45 Primo Squadra. tempo schifoso in cui. Dai, in cui veramente c'è da ridere. Per non piangere. Sassuolo, boh. Parma che manovra il primo pallone. Allen, però, fai movimento, poi torni indietro. Va bene. C'è il pressing. Poi ti ho anche rinnovato il contrattino. Brandt. No, Casale. Ah, ma no, tutti a Milano. vuoto, com'è possibile? Pallone buono questo. Tiro murato. Cioè il pallone ancora interessante. Mi sa che Secondo qua è me dura. non è Qua offside. La sensazione è dura. tecnica è di una situazione veramente al limite. Mandano in campo forze fresche. Camavinga per Di Moukoko. Camavinga. La palla è d'oro. Milan in area È per il anche il rigore. tiro. Palla È in mezzo, d'oro. È attenzione, anche il tiro. È rigore d'oro. davvero uno. È anche il tiro. Allora, possiamo provare a pensare cosa fare. Chiesa, mettiamo Kvaratskhelia, mettiamo Kamara, mettiamo Ilic. Mettiamo Sulè. Intanto. 2-1. 2-1. Si può riprendere. Si può riprendere. Con un po' di determinazione si può fare. Il punteggio Basta adesso. volerlo, raga.
No, Mendes, dove cavolo vai? E c'è il pallone dentro, doppio vantaggio per loro. Dai, però. Tutti i rimpalli hanno vinto in questa azione. Tutti i rimpalli. Manco il tempo di esultare. Oh, è veramente, ma. Che gioco. Che gioco, ragazzi. Vara, devi fatti vedere. Sennò io. Camavinga, Camavinga. Sta diventando una cosa di principio questa, ve lo dico. Dove la riprendere, intendo. Camavinga. Dai, 3-2. Nel posto giusto al La squadra momento, c'è. non si sbaglia. La squadra c'è. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Nuno, però, veramente, già, siamo a 2, Nuno. Siamo a 2. Bravo, Ilic. Capisce tutto e riconquista palla. Vara. Guarda Moukoko. No. No, 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 no. Aia. Ma c'è Nuno che chiude. Che palla che è Dai, riuscito a dai. intercettare. Kvara. Serie A nuovamente protagonista su EATV, match da seguire. Sfida che vedrà di fronte Sassuolo. Attenzione, qui Pier Schreiber. Che No. riflesso! Ma come. Portiere che salva la porta. Com'è Questa parata possibile? vale quanto un gol. Camavinga. Per C'è un cambio. Sule. No, Moukoko! Deviazione Perché non doppia. ci vai? Perché Preda del portiere. non ci vai su questo pallone? Perché? Perché? Non ti piace? No, vabbè, come cavolo ha fatto a passare questo? Lo supera senza problemi. No, nostra, loro, mi sa loro. Subito, pallone in out. Dai, però. Ha letto molto bene la traiettoria. Moukoko. Ci sono novità che riguardano la partita della Juve. Andiamo a sentire. Sulè. È Sulè. arrivata la seconda rete per. Può avanzare indisturbato. Ma Situazione che perché resta in in pericolo. faccia? Ma Continua a perché? respingere, pallone che resta lì. Palla spazzata via, Ma ma l'ho nessuna buona angolata. Me occasione. lo giuro, l'ho angolata. Portiere sugli studi, si è fatto trovare pronto sulla conclusione a botta Questa non sicura si e può calcola di gol a vincere, raga. pochi minuti dalla fine. Uno dei secondi tempi più belli che abbia mai fatto su FIFA. Non si può vincere sta partita. Ci saranno 2 minuti di recupero. Moukoko. Bel tiro per Moukoko. finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Può andare la palla. Moukoko. Rimette il derby in parità. Tutto da rifare per i padroni di casa. Mamma mia, che nervoso. L'abbiamo ripresa, non so come, ma l'abbiamo ripresa. Meritavamo di più, ragazzi, adesso, Attesa per a questo parte derby. Alla tutto, a parte fine gli è riuscito scherzi, tutto in parità. si meritava un pochino di più questa partita di vincerla. Dai, dai. So solo che ha veramente fatto delle cose che non ha mai fatto in vita sua, forse, il Sassuolo, però vabbè. Ringraziamo il mister per aver concesso Comunque. questa intervista. Miretti, Miretti, non c'è Miretti. Non. Avrebbe potuto. Anche se avrebbe potuto. Cioè, che te frega? Come se poi avessimo giocatori più scarsi di Miretti, Camavinga, Paquetà e Ilic sono più scarsi di Miretti, secondo il gioco. Ok, Grazie di nuovo per aver prego. risposto a. Allora, è area di Champions, l'ultima di oggi. L'ultima di oggi con i Rangers, terzi in classifica, noi quarti, quindi uno spareggio importante per andare fuori dalla zona calda, onestamente. Oggi mettiamo Caio, mettiamo Sessegnon, Teze e Scalvini, Ricci, sono tutti stanchi, mamma mia. E Ilic anche perché non ho molte alternative, visto che Miretti purtroppo non c'è più per 7 mesi e penso fino alla fine della carriera quasi, perché torna a maggio quasi, che fa? Gara che si disputerà sotto la Che pioggia, fa? difficile prevedere Poco. le Fa traiettorie del poco. pallone nel campo di Quindi di casa. conseguenza. Buon divertimento, amici, da parte Di mia e di Preda. conseguenza è un po' così Qualificazione la sulla cosa. UEFA Champions League per questa sfida della fase a gironi. Si affrontano Rangers e Ma chi è Parma. Le questo? sfide della fase a Matondo? gironi sono Ma spesso più quadrato? complicate di quanto possono apparire.
perché basta una giornata storta per gettare via punti. Vai. Il segreto per passare il turno è la costanza. Grazie a Dani, una perla di quelle che non avrei mai saputo dire. È un grande segreto che c'ho a costanza in Champions. No, Blanco, ma cos'è sto gol? Blanco, ma che cos'è sto gol? Blanco mio, io ti voglio bene, lo sai. Rivediamo il gol al replay. Guarda, ha colpito la palla con forza e l'ha indirizzata. Ma quale forza? Era una palla tirata malissimo. Stavo a dire. Serve un grande filosofo per capire che il grande segreto per andare avanti nei gironi è la costanza. Vero, eh? Allen, vai, ti prego. No, niente. Vai, ti prego, non ha funzionato. Allen quest'anno lo vedo un po' meno prestante. Posso dirlo. Un po' più scarsetto rispetto all'anno scorso. In cui mi aveva impressionato molto, onestamente. Quest'anno, boh. Taglia verso l'interno. Intervento da Dai, Chiesa. Formazione ospite che ma perché? Ma perché così? Chiesa, ma perché? No. Una delle favorite per il passaggio del turno. Per occhio qui, eh. Splendido intervento. No, perché? 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 Zaccaria, perché gli hai ripassi? Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e far ripartire immediatamente l'azione. Raga, la squadra non gira più, non fa più i passaggi che voglio fare. È una roba veramente agghiacciante oggi. Aiuto. Qualcuno mi aiuti, veramente. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. La Champions è tosta, ragazzi. Attenzione, guarda Pier. Ci arriva il portiere. E poi? È un tiro a bersaglio, basta. E che cavolo, su, Chiesa. Guarda Caio. Ok, dai. Caio si è passato. Ma va quel paese. Ma va quel paese, veramente, oh. Non si segna manco per sbaglio in sta partita. Bravissimo Ricci. Allen passa. Vede Caio. Zaccaria. Che cavolo. Si gioca. Scalvini. Fatti vedere. Ricci, tenta il cross. Chiesa! Chicco Chiesa! La riapre Chiesa, dai. Di testa. La riapre Chiesa di testa. Dai che ci siamo ancora, se vogliamo. Su. Basta volerlo. Ancora Ricci. Può correre sull'esterno. Bene Chiesa! Chicco Chiesa! Ma quanto è forte sto ragazzo. Ma Ricci quanto è forte anche. Due assist in 3 minuti. Che giocatore. Che terzino incredibile. E Chiesa che trova uno spazio meraviglioso. Bello. Oh, l'abbiamo riaperta in pochi minuti, Se sbagliava questa me ne andavo. Dai, su. Pure ancora Chiesa, sempre lui. Chiesa ce la sta salvando questa Champions. Infatti lui è arrivato per portare la Champions a Parma. E se non fa lui gol, se non fa andare avanti la squadra, che ci deve pensare? Dai, su. Siamo i realisti. Idic. Che bello. Oh, niente. 1-0 al minuto 47. D'accordo, grazie. Ecco, Slavia che perde va benissimo, va strabene. Bravo Sessegnon.
sportivi, segnatevi questo appuntamento, gara che si giocherà tra Parma e Juventus. Amici, non perdetevi questo appuntamento perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle. Vi do la mia parola. Ancora Chiesa. No, Chiesa. Intervento prezioso. La Paquetà non ci arriva. Proseguono nella loro avanzata. Attenzione, Rangers in attacco. Muovono bene il pallone. Prova a colpire. Blanco. Bravo il portiere che salva. Blanco, questa è la parata, quantomeno. Opta per la soluzione ravvicinata. Si accentra. Bravo Caio. Allen. Oh, è rosso, scusate. Come giallo? Cattivissimo è stato. L'arbitro estrae il cartellino giallo per l'autore di questo intervento. Sessegnon. Decisione che mi trovo d'accordo. No. Tocco impreciso, regala il pallone. Colleghiamoci subito perché è cambiato qualcosa nel match dell'Lipsia. Seconda rete della partita per il Lipsia. Punteggio che ora è sul 2-0 quando siamo giunti al 66esimo. Grazie dunque. Blanco. No, stiamo soffrendo, ragazzi. Mukoko. No, che cosa faccio? Sto scherzando. Camavinga. Camara. Kvara. Sule. 3, 4. Già fatti i cambi. Tutti i cambi già fatti. Chiesa è stanco, è arrivato, è cotto. Ha fatto già tanto, doppietta oggi. Blanco. Portiere che risponde qui, senza grossi problemi. Camavinga. Le due squadre si stanno affrontando viso aperto. Guarda Mukoko. Che palletta per Mukoko. No, Mukoko. Sei troppo allungata sullo stop. Una palletta meravigliosa, eh. Un bacino questo è stato, veramente, un bacino. Che era Camavinga che ha fatto il cross, sicuramente, sì. Bravo Teze. Quella Camavinga. Kvara. Mukoko per Kvara. Che... Ancora Mukoko. Vai Mukoko. Vai Mukoko. No Mukoko, no. Mannaggia. Ma no, ma non è vero mai. Non è vero mai il fallo. Dove? Ma dove? Mamma mia, Blanco. Oh, sti Rangers comunque sono fortissimi. Una roba devastante. Ma cos'è? Se riesco a ripartire. Mukoko. Qualcuno che vada un po' a supporto di sto povero ragazzo, però. Vogliono cambiare la storia della partita in questo finale. Vedremo se darà retta al punto. No! Passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte. Dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto. Se vogliono ciuffare almeno il pari. Questa musica odiosa, ragazzi, porca miseria. Si chiude qui l'incontro, risultato amaro per la squadra ospite che esce sconfitta. Una sconfitta che rischia di lasciare strascichi. Allora, Salisburgo, vedo vinto. Abbiamo ancora qualche possibilità. Perché dobbiamo riaffrontare la Slavia Praga e i Rangers. E se dovessimo vincere tutte e due e anche Salisburgo, che comunque Salisburgo è tosta, ok. Con 10 punti potremmo ancora qualificarci in realtà. Però sta diventando veramente dura e pesante, soprattutto questa storia, eh. Dura e pesante. Comunque devo dire che su sto gioco la Champions io non l'avevo mai fatta, però ha una difficoltà molto maggiore. Cavolo, se è difficile la Champions in questo gioco. Allora, la prossima sfida è
che faremo la prossima volta. Parma, Juventus, tutte e due primi in classifica, ok? Il calendario narra che la prossima volta avremo Juventus, Monza, Udinese, Rangers e Venezia. Ecco, con i Rangers sarà la partita della verità. Capiremo tante cose. E con l'Udinese dovremo fare turnover. Turnover, tutto il turnover, non mi interessa. Voglio giocatori pronti, riposati per la sfida contro i Rangers. Non mi interessa nulla. Dobbiamo qualificarci, ragazzi. Non si può uscire dai gironi. Sarebbe devastante. Sarebbe veramente devastante. Ragazzi, vi ringrazio molto. Noi ci becchiamo al prossimo episodio incrociando le dita. Ciao ragazzi, alla prossima.